Io stasera sono qua molto volentieri, ci rimetterò anche un po' del mio, ma lo faccio volentieri perché io a quella persona lì e al suo staff devo la vita. Se io sono qua è grazie a lui. Quindi me che adoro me Peter, che pare sempre me Peter, me fa chi cunt che al dottor Claudio Pedrazzoli sia mesio mugnan, perché le trovo giove, me fratello, me sorella no, perché anche mia l'aspetto femminile, però è una capostipite di quelle persone che io definisco care al mio cuore, perché salvano tanta gente. E se ci badate, se badate, una fa una canzone del cast, la che è un po' successo, il va in giro a fare il canassone. Qui le serve la palla alla gente in anche a te, mezzo le mie possibili. Io adesso ci provo. Vorrei sapere se il dottore se la sente di venire qua due secondi a salutare la gente, a salutarlo, dottore Piochetta, perché sono potenziali clienti, capisce? Cioè, chi loro? Prima o dopo, io però un tot, dottore, stia tranquillo. Beh, là che Nefro, Lusguardi, grande amico, che loro non sa quella, eh? Loro che ha un biglietto andato e ritorno ripetitivo. Eccolo qua il dottor Pedrazzoli. Faccio presto. Mi ricordo che quando venne da me Gaudio, non è venuto con una cartella clinica. Gaudio non è venuto a sentire un mio parere con una cartella clinica, ma venne con un disegno fatto da lui, dove c'era la milza, dove c'era, l'aveva fatto anche molto bene, con tutti i problemi che aveva avuto. Avevo visto però che aveva un grande cuore. Ma non è venuto poi, non è poi venuto a Reggio da me perché aveva fiducia in me. Non crediate che abbia scelto Reggio. No, no, perché lui era andato anche in un'altra città, è venuto anche a Reggio, e ha detto però insomma se devo morire abito qui a San Maurizio, quindi è sono vero. Anche comodo, insomma. No, perché dottore, io sono un grande speculatore e siccome me Peter le traita anche il Galforin, perché poverino lui è morto molti anni fa, e me metto la cacola di fianco, ma la sa data mia a morire. E allora io ho detto, a fama che se amore res, a me non sa ma avresti che bella il foren, e me metto la sarangiarà, insomma. Questo era il discorso. Quindi ringrazio Gaudio, ringrazio anche la gente di Campagnola, anche per l'ultima serata organizzata da Nefro, che ha portato, è stata raccolta una somma importante. Grazie Gaudio, e fammi pronto soccorso. Sì. Così. Oh, quella adesso non so, però una sorpresa per lei. Una sorpresina. Grazie a tutti. No, intanto io personalmente, Defro e molti altri, siamo noi che ringraziamo lei. E poi adesso bisogna che si raccomanda qualche volta su mio, fare bavere un grappin che venta più, eh? Perché lui è così, è una persona seria, ragazzi. Agnepio in Italia, ragazzi! Agnepio! Chiamo in che questi uomini bisognerebbe fargli fare gli onorevoli, solo che dopo che ha mia tempo per i malei, cioè quello lì il casino, eh? A Glasson qui là. E qui schietniamo all'ospedale, però...